Cari amici di Autorobot.it, sono tornato con la mia terza recensione e ho intenzione di fare la recensione di Bruticus Fall of Cybertron. Per il momento questi sono i quattro modelli, Swindle è in arrivo, ma cominciamo con calma una alla volta. Partiamo da Brawl. Brawl era già presente su War for Cybertron come personaggio giocabile e questa nuova edizione è diventato una parte di Bruticus come era nella G1 e qui abbiamo il suo modello, è ispirato al gioco, è la versione retail, quindi non con i colori show accurate. E va bene, cominciamo con le comparazioni. Qui abbiamo Fall of Cybertron, mettiamo assieme al suo omonimo della linea movie. Ovviamente, come si può vedere, anche qui soffriamo della riduzione delle plastiche tipica degli ultimi modelli. Come si vede è molto più piccolo, direi che si è perso un terzo della plastica. Vabbè, allora cominciamo a descrivere il modello. Allora, ovviamente come nel gioco, Bruticus è un overtank, e sì, non c'è molto altro da dire. Come possibilità, ovviamente, essendo un carro, la torretta ruota 360 gradi, non si alza, dicevo, non si alza perché in questa modalità è fissa, però data la sua trasformazione si può sganciarla dall'alloggiamento e allora abbiamo la possibilità anche di dargli un'elevazione. Come carro che è abbastanza carino, una pecca che direttamente in forma veicolo si vede la testa e le mani qua, mi resta abbastanza nascosto. Ecco, per la trasformazione questo pezzo volante dovrebbe essere agganciato a questi due perni, ma se proviamo a chiuderlo si arriva a fatica a cercare di infilarli, ho paura di romperli, quindi io mi accontento di incastrarlo lì e basta. Se questi due perni, che non servono a niente tranne che ad agganciarsi nei due fessori qui, faccio giusto un pelo più corti, non ci sarebbe tutto questo problema per infilarlo. Allora, come tutti gli arti dei Bruticus Fall of Cybertron, ha una modalità veicolo, una modalità robotica e due modalità Gestalt, per poter diventare sia una gamba che un braccio. Inoltre, come si vede nel gioco, possiamo anche cercare di imitare qua, nel livello di Vortex diventa una specie di postazione fissa di artiglieria, perché questo non si... ecco qua. Quindi possiamo dire che anche 5, diciamo, trasformazioni. Va bene, adesso rilanciati. Il modello è dotato anche, oltre ai cannoni, di un'arma ulteriore, una specie di fucile, che può essere combinato con quelle di tutti gli altri per formare il cannone sonico, sembra dicano nelle istruzioni,
di Bruticus. Mettiamo anche da parte. Bene, allora, per la trasformazione, modello, allora, sganciamo la parte frontale dei cinguli, che sono le braccia, da questo foro, tutte e due, solleviamo il retro del carro e tiriamo via di torno il giunto di combinazione. Da qui separiamo le gambe e ruotiamo, prendiamo il bacino e lo prendiamo verso l'interno, mettiamo fuori i piedi. Per le braccia le riportiamo quasi nella stessa posizione di prima, senza riagganciarle, e sganciamo la parte frontale. Scende, ruota e fa il pugno. Stessa cosa da questa parte. Poi dobbiamo stare la testa sul loggiamento. Mettiamolo via. Sì. Allora, qui c'è un perno. Se facciamo un po' di forza, dobbiamo poter stare la testa. È molto difficile, soprattutto se non si hanno unghie. Cosa più comoda, prendere la pinzetta e passare da sotto. E così la testa è fuori. Allora la testa ha il problema che, come vedete, se la muovo, torna dentro. Ma, notando bene qui, abbiamo una fessura e due piccoli perni. Facendo un po' di forza, ecco qua, adesso va in sede e non abbiamo più il problema della testa che rientra. Andiamo a metterlo in piedi. Ecco qua, miracolo. Qui abbiamo Brawl modalità robotica. Bellissimo modello visto da davanti. Peccato che abbia uno zaino non indifferente. La cosa peggiore è qui retro del carro, che non può essere messo in nessun altro modo. Se si potesse ruotare e mettere sopra la torretta sarebbe già meglio. E altra pecca sono i piedi, che sono piccoli e molto molli. Quindi per riuscire a metterlo dritto bisogna avere molta fortuna. Comunque, una volta trovata la posizione, è abbastanza stabile. Questa modalità Brawl ha 6-7, diciamo, porte per perni da 5 mm, una su ciascuna mano, ovviamente, una in mezzo alla torretta dove era alloggiato in modalità veicolo il fucile, e due su ogni gamba. Bene, adesso passiamo alla la modalità Arto. Però prima facciamo quella non ufficiale, che dovrebbe essere quella del suo retool per Ruination. Quindi lo riportiamo praticamente a metà strada verso il carro armato, quindi giù la testa. Richiudiamo le braccia. E si agganciano attraverso questo perno e questo slot. Ecco qua. E la parte frontale la rimettiamo proprio come era da carro armato. Per fare la modalità braccio, che è quella non ufficiale, sganciamo di nuovo il bacino,
quindi bisogna fare attenzione perché è abbastanza duro, però se si fa troppa forza si staccano le gambe. È come si dice, ad attrito qui, quindi non è tanto difficile agganciarle, però è una rogna. Adesso tiriamo giù le gambe. Tiriamo via dalle scatole e mettiamo il giunto. Giriamo il giunto. Adesso per fare il braccio ruotiamo le gambe e le agganciamo tra loro. E qui è bello che è fatto, che adesso possiamo estrarre le due mani, le decime tre mani, meglio farlo le gambe separate. Ecco qua. E qui abbiamo il braccio. Adesso le porte sono tutte e due sul polso o sulla mano, sull'esterno della mano, e a seconda se vogliamo fare il braccio destro o sinistro, estraiamo un piede per fare il pollice. Dopo questa, se mette come, indifferentemente come ci pare, ecco qua, facendo abbastanza forza questo rientra e quindi libera l'articolazione della spalla. Adesso riportiamo la modalità robot rapidamente. Senza andare troppo per il sottile, vieni fuori, ecco qua. Allora adesso, come dicevo, hanno uno zaino molto pesante e piedi molto piccoli. Dai. Non ne vuole sapere. Ecco qua. Facciamo un po' di comparazioni dimensioni. Qui abbiamo per Buster della linea Dark of the Moon, come vediamo sono più o meno grandi uguali, forse ci sarà mezzo centimetro dei cannoni di Brawl che lo superano. Se paragoniamo al modello più vecchio che abbiamo, Battle Blade Bumblebee, è molto piccolo in confronto. Come sempre le punte dei due cannoni falsano un po' la prospettiva, perché bene o male queste sono quasi in linea con la testa di Bumblebee, forse anche più in alto. Così per sfizio, con un modello G1, giusto per avere un termine in paragone. E volendo con un Voyager recente. Anche qui è sempre piccolo, però i cannoni danno una mano a non notare troppo le dimensioni ridotte. Allora, come articolazioni, qui la testa è su un ball joint. Si alza, si abbassa, gira, vabbè, non ho fermato il giunto adesso, quindi viene difficile. No, ecco qua. Qua che gira la testa. È un ball joint abbastanza duro. Spalle ruotano poco, ma in avanti e indietro, più per via della forma della spalla che si inceppa un po' dappertutto. Possono portarsi in avanti, quindi se poi lo vogliamo mettere pronto a sfondare un portone,
poi tu hai la trasformazione, abbiamo un altro giunto sulla spalla, permette di tirare fuori il braccio, via qua, il gomito sul ball joint, e per la trasformazione, anche in modalità arto, il polso porta di quasi 270 gradi. Abbiamo una minima rotazione del bacino, le anche sono sul ball joint e hanno anche un perno per far rotare la gamba. Ginocchia sono sul perno e il piede è un po' di articolazione per la trasformazione. Bene, adesso facciamo diventare la gamba di Bruticus. Ritorniamo come prima sulla testa. Adesso usiamo l'articolazione del braccio per portare i cingoli davanti al torace e riagganciamo l'avambraccio al braccio, così. Poi giriamo i pugni in modo che le mani in modo che puntino in fuori, sganciamo nuovamente il bacino e trasformiamo le gambe come erano in modalità veicolo. Le gambe si agganciano usando questo perno nei foro qua dentro, questo qua. Ok, adesso stacchiamo la torretta dalla sua sede, stagliamo e ruotiamo in fondo e con questo gancio l'agganciamo al fronte del carro. Solleviamo la base della torretta e vedremo che le canne del carro girano automaticamente. Ecco qua, non so se si è visto bene, ma da questa posizione ruota in 90 gradi verso l'esterno, mostrando questi due perni. Adesso agganciamo la base della torretta ai perni che sono nei polsi. E il lato del carro e i perni sulle canne. Adesso siamo giunto per la gamba di flessione ed eccolo qui la gamba di Bruticus. Come articolazione qua un ingranaggio su quello che sarà il ginocchio e un altro sul lato per poter ruotare la gamba verso l'esterno. Poi giocando con gli angoli dei pugni si può dare anche delle inclinazioni più o meno marcate. Bene, questo è tutto per Brawl. Il modello mi piace anche il colore. Beh, nonostante non sia fedele al gioco, comunque almeno si va vicino. Cosa completamente diversa per questi due elementi. E sebbene Blastoff anche viola mi vada bene, questo qui mi sembra una versione volante di Optimus Prime per i colori, forse un po' troppo accesi. Bene, per il momento qui abbiamo finito, ci vediamo la prossima volta per un altro degli arti, sperando che nel frattempo mi sia arrivato anche Swindle. A presto!